Questo è il Memoriale Brion. Ci troviamo a San Vito di Antivole, in provincia di Treviso. Nel 1969, dopo la morte di Giuseppe Brion, fondatore di Brion Vega e tra i pionieri dell'industria italiana dell'elettronica di consumo, la moglie Onorina Tomasin Brion commissionò all'architetto veneziano Carlo Scarpa la realizzazione di un complesso funerario monumentale che avrebbe dovuto ospitare le sue spoglie, quelle del marito e di alcuni parenti. L'opera viene progettata e realizzata tra il 70 e il 78, anno nel quale Carlo Scarpa muore. Viene poi terminata grazie ai suoi disegni. All'inizio si doveva estendere per 68 metri quadri. Viene aggiunto poi un corridoio di 25 metri per separarlo dal cimitero e alla fine la superficie a disposizione diventò di 2400 metri quadri e questo diede modo a Scarpa di ideare un progetto molto più articolato, ospitando anche la tomba dello stesso Carlo Scarpa. Questa è una delle opere maggiori monumentali realizzate dall'architetto. Opera matura, sintesi tra le varie esperienze del maestro indiscusso nel trattare il cemento armato a nudo con finalità grafiche e decorative, con inserti di tasselli e mosaici di vetri colorati di Murano, finiture in bronzo, sapientemente miscelate nell'atmosfera sicuramente surreale, che allo stesso tempo si immerge nella filosofia zen e nell'arte giapponese, caratterizzata da vasche e da canalette d'acqua. Nel 2018 Ennio Brion, figlio di Giuseppe e Onorina, ha commissionato il restauro del memoriale, donandolo poi nel 2022 al FAI, diventando il 70° bene tutelato dalla fondazione. Il memoriale è stato utilizzato anche come location per il film Dune Parte 2, apparendo come il pianeta sede del trono imperiale.